Ricci e Piancatelli, comunque sta per partire la partita, palla 2, curare il contropiede da parte sua, ma ne prendiamo uno. La seconda per David Cimarelli, che decide di andare fino in fondo ad appoggiare. Antonini si arresta, passo e tiro, ottima esecuzione, manda al bar il difensore, è da già dall'altra parte l'UBS, questa volta il controllo di Anastasi, il blocco di Contardi, poi si va da Guerrini per la tripla. Deliziosa anche la barba, perché è l'unica degna di nota in campo in questo momento, sapete che è un argomento che apprezzo particolarmente. Nel frattempo scappa come una faina Guerro, che si arresta, fa saltare chiunque del palleggiatore della Lucky Wind. Ora tripla aperta per il capitano, ruba un pallone importantissimo che questa volta la sua esperienza con la Green Basket Palermo. Benvenuto in telecronaca, Jack. Grazie. Concede il bonus alla Lucky Wind. Grande palla di Pandolfi che entra. Jack, Ratte, Marchionni non sono della partita, per cui anche è un lungo che ci ha abituato anche in passato a comunque alla, con un bel rimbalzo che da solo va a appoggiare. Noi abbiamo iniziato a lavorare bene, lasciamo un piazzato che non dovevamo assolutamente. Tap out da parte di spesa in difesa, che però ha trovato il canestro alla fine. Ed ora dalla bomba di Oney, sai che ho un coinvolgimento emotivo particolare. Vedere il fondo della retina, ora grande rimbalzo in attacco da parte di Donati. Che assolutamente d'accordo con te. Ora Oriente, uno dei più attivi. E Filippo Tosti che in un solo movimento fa apertura e rimbalzo. Anzi, e nel frattempo, ragazzi in maglia bianca, non si fida Contardi del suo tiro da tre, fa bene in questa squadra in maglia blu. Già dall'altra parte Cimarelli che con il due punti, con questo canestro invece che va a fermare il momento noi tiri liberi. E poi anche una rimessa che adesso amministriamo in attacco col capitano che dà via una palla. Anastasi che non va, rimbalzo lungo che premia il numero di... Ora mettiamo la palla in banca nelle mani del capitano. Un po' incerto sul da farsi, riaffida al suo numero 6 che spara da 3. 4 alle prime esperienze con la prima squadra, un po' la squadra di coach Pierotti, che ovviamente come dicevi bel passo e meraviglioso Matteo, ha allungato la carriera di almeno 10 anni a tanti giocatori. Prova a suonare un po' la carica per i suoi, ora ci prova Foresta dalla linea dei tre punti e arriva pick and pop di Cimarelli che con l'extra pass per Anastasi, pensa per un attimo al tiro, cede a Mariotti che vede il Matteo. Le vediamo ma solo una volta che si sono realizzate. Nonostante l'azione sia stata pregevole, arriva poi un canestro, non mente, abbiamo sempre a portata di mano, abbiamo fatto dei bellissimi punti a canestro. Ora qui rotazione che si riesce poi da Baldinotti. Donati due volte, un quarto però assolutamente in controllo la squadra di coach Pierotti. Qui Chiaro 4, Aristotile, il pallone gira sul Guerrini, palla quasi persa dalla Lucky Wind che però dopo... Frattempo Matteo siamo talmente concentrati sul dire Bagianave. Transizione a Filippo Tosti che poi gliela rimette mamma in mano, mia. Tirare con il braccio sotto quello dei difensori, Pandosti. Va a sbattere Alessandrini, trova comunque Belmaggio. Sì, siamo, non lo so. Sì, diciamo partenza più che dubbia. Che riceve poi la palla, finta il passaggio in angolo. Meraviglia. E poi con un altro ha giocato una partita solidissima quest'oggi. E lo conferma anche con... Poco più di due minuti al termine. E Pandolfi ancora. Ecco, un saluto particolare a tutte le mamme collegate. Ti lascio la parola per la chiusura. La Coppa del Centenario lo fa ai danni del nuovo basket aquilano. Lo dicevamo in precedenza. Appuntamento a sabato prossimo, sempre in diretta dal Pala Paternesi.